e di pasta asciutta. Allora, io sono un data journalist, insegno data journalist alla Bicocca, all'Università di Milano e al Sole 24 Ore nei master. Esistono moltissimi miti intorno a questo mondo, molte cose che avete sentito vanno un po' destrutturate, però seguiamo questo filone e sarò veramente small. Si parla nel 2010 di Big Data semplicemente perché su internet appare un paper scientifico chiamato Dremel. Lo trovate OpenDremel, che è uno studio scientifico di Google che insegna come calcolare centinaia di gigabyte di dati in frazioni di secondo. Questo paper viene preso, viene aperto, viene studiato, viene analizzato e diventa una piattaforma open source. Ci mette le mani su Google e poi il fenomeno Big Data diventa sulla bocca di tutti. L'unica persona che a me ha spiegato realmente che cosa sono i Big Data, perché nessuno l'ha capito, addirittura c'è qualcuno che dice che non esistano, nel senso che è una invenzione di McKinsey, Gartner, di queste grandi agenzie per cercare di creare un business intorno. È una persona ungherese, uno scienziato ungherese che si chiama Laszlo Barabasi. Laszlo Barabasi viene dalla Transilvania, e questo è il motivo per cui vi parlavo da Transilvania. E lui in questo momento sta alla Harvard University. Adesso è all'Harvard a studiare alla Medical School. Perché, che cosa stava, cosa, qual è l'intuizione di Barabasi? Lui dice: in questo momento noi siamo in grado di studiare perfettamente le traiettorie di un protone nel momento in cui io simulo una reazione chimica. Siamo in grado di portare, prendere un robottino, spedirlo su Marte, non trovare l'acqua e guardare dove va e muoverlo a distanza, però non siamo in grado di sapere dove lui sarà domani mattina, o dove sarà il nostro vicino di casa. Questo perché? Perché fondamentalmente non abbiamo i dati. Questo era vero fino al 2005. Dal 2006, quanti di noi hanno uno smartphone in mano? Quanti di voi ce l'hanno? Quanti non ce l'hanno? Allora, voi siete salvi, nel senso che in questo momento queste tre persone, Dio le benedica, non avendo dentro un GPS, hanno la grande opportunità di non essere rilevati. Il lavoro di Barabasi per 5 anni della sua vita, prima di andare prima alla Northeastern e poi all'Harvard School, è stato quello di raccogliere i dati. Poi c'è anche Ratti che fa questo tipo di lavori, però Barabasi le fa di un altro punto di vista. Ha cominciato a raccogliere i dati presenti nei GPS e a monitorare gli andamenti delle persone. Cosa ha scoperto? Ha scoperto che facciamo tutti quanti delle vite abbastanza noiose, nel senso che fondamentalmente facciamo dall'ufficio avanti e indietro, tranne in alcuni momenti. In questi momenti lui li chiama lampi, che possono essere: prendo, parto, vado in un paese lontano, o vado a trovare mia suocera, o vado a fare un viaggio. Questi lampi fanno sì che questi picchi, lui li chiama lampi, fanno sì che di portarlo ad avere un'intuizione. Molto probabilmente, avendo grandi moli di dati, ci serve capire qual è il paradigma per analizzarli. Lo traduco in altri termini. Che mi interessa sapere il numero di tutti i gay che ci sono negli Stati Uniti? O che mi interessa sapere quante persone usano la parola coke in America? Devo avere un metodo di riferimento, devo cercare di connettere tutti questi dati, quindi avere delle variabili per dare un senso a questi valori. Lui si è inventato una cosa che è la teoria delle reti, sta portando avanti un disegno, ritiene che questi lampi siano una legge che possiamo ritrovare in tanti campi, anche in quello della medicina. Fatto sta che in questo momento sta studiando le formazioni tumorali e ritiene che anche le formazioni tumorali abbiano un andamento che può essere racchiuso da uno schema. Per cui, che cosa sta succedendo? Perché vi ho parlato di Barabasi? Perché fondamentalmente in questo momento il mondo dell'informatica ha grandi moli di dati, ha
ha ingegneri che li sanno contare, hanno giornalisti che hanno l'ambizione di raccontarli, ma non sanno come metterli insieme. Per metterli insieme di solito servono le persone e le storie. E qui arriviamo alla pasta. Voi avete sentito tutti di questo affare della, che citava prima, della Buitoni, della Barilla, scusate. Chi è che non l'ha sentito ve la riassumo. Chi è, qualcuno non sa dell'affare Barilla? Incredibile, perfetto, questo è un esempio di big data, perfetto. Che cosa succede? In una trasmissione di Radio 24, un cronista, un mio collega, ha rotto talmente le palle al capo della Barilla da spingerlo a dire che fondamentalmente la pasta, gli spot della Barilla vedono la famiglia tradizionale come un grande valore e che lui non farà mai uno spot con degli omosessuali. Ma non solo, poi dice anche una cosa anche più grave dopo, che però è passata un po' in sordina, ma gli americani invece l'hanno presa e l'hanno tirata su, come si dice in gergo giornalistico, ha detto, beh, in fondo io non ho nulla contro gli omosessuali, basta che non disturbino, che è una cosa che, insomma, gli americani, probabilmente c'è un boicottaggio ancora più forte. Questa frase qui è stata rilanciata ed è entrata nei tweet. In questo momento ho controllato, siamo intorno ai 20.000. Addirittura in questo momento ne ho visto uno in tedesco, per cui le persone non solo si sono messe a discutere, ma hanno dato origine a una controcampagna. C'è chi ha cominciato a dire io boicotto la Barilla, ci sono le marche concorrenti, la Garofalo e tutto quanto, che cosa hanno cominciato a fare? Hanno cominciato a mandare in rete degli spot o delle, come posso dire, delle scenette, dei cartelloni, tutto fatto digitalmente, in cui dicevano la nostra casa è aperta a tutti, no? Furbi, no? Per cui non è stata lei, peggio ancora mi sento, nel senso che cosa è successo? Che gli utenti hanno giostrato, hanno preso quindi una pubblicità e hanno cominciato a mettere in onda una campagna contro la Buitoni. Fatto sta che poi l'ufficio stampa della Buitoni ha chiesto scusa, tra l'altro giornalisticamente l'ha anche chiesta male, perché ha detto noi non vogliamo obbligare nessuno a mangiare la nostra pasta, per cui figuratevi, è ancora peggiorata la cosa, per cui è stata una valanga. Tutti questi dati, ossia il trend topic che è diventato Barilla, le parodie che poi sono diventate anche parodie video, ma anche i commenti americani, la si chiama Advocacy ed è la più grande rivista gay, più grande, insomma la più famosa rivista gay americana, ha dedicato e dedicherà la prossima copertina al capo della Barilla, no? Tanto per dire quanto può andare bene. Per cui già noi stiamo andando abbastanza male sull'export, abbiamo più di 1 miliardo di rosso, questa cosa qui peggiorerà, tra l'altro Telecom sta andando a Telefonica, per cui insomma tutto, si tiene tutto, no, in questo momento. La cosa interessante è che tutti questi dati qui, un giornalista, un mio collega che adesso al Sole, li sta riunendo e stiamo facendo un'infografica, tra l'altro sta collaborando Cairo, e vogliamo provare a far visualizzare il casino della Barilla. Lo visualizzeremo, diventerà una storia da raccontare e probabilmente tra una settimana ne avremo un'altra. La cosa interessante del Big Data è esattamente questo, che è un movimento e un incedere di dati che non vengono assolutamente controllati né fermati. Nel marketing si sta studiando in quale frazione di tempo riuscire a fotografarli, perché dobbiamo immaginare il flusso dei dati come una fotografia. Quando parlavamo prima della finanza, c'è uno studio meraviglioso, magari tu lo conosci, le sorse dell'Indiana, in cui hanno provato a connettere l'andamento dei titoli in borsa ai tweet che si fanno normalmente o agli aggiornamenti su Facebook, e sono riusciti a trovare una correlazione tra il momento in cui tutti sono depressi e parlano di una determinata marca con l'andamento
perdita, la vendita del titolo. Hanno trovato una corrispondenza che poi è stata smentita dai finanziari. Ancora adesso si sta discutendo di questo, nel senso, com'è possibile che nel momento in cui tutti, c'è cioè un momento di depressione sui tweet, si parla di una marca e 3 mesi dopo il titolo perde? Questa è una correlazione. Però è anche vero che ci sono delle correlazioni che sono legate al titolo in borsa, e questo è un po' il mio campo, legato ai rumors, per cui alle notizie di vendita e di acquisizioni. Questo per dire che il grande casino che c'è intorno ai big data è che si rischia che i dati dimostrino tutto il contrario di tutto. Solo le persone, noi, chi ci mette le mani, il MIT, il Sensible Lab e anche il Barabasi della situazione, che non è detto che abbia ragione con la sua intuizione dei lampi, stanno cercando di dare un ordine a questi dati. Fino a quando non verranno trovati degli schemi e degli ordini prestabiliti, diciamo, il big data resterà il punto più alto della curva di Gartner, ma si fermerà lì. Vorrei farvi leggere, e lo chiudo qui, un secondo. Questa frase che non so se riuscite a leggerla. Poi vi dico di chi è. Il Grande Fratello non ci osserva, il Grande Fratello canta e balla, tira fuori i conigli dal cappello, il Grande Fratello si dà da fare per tenere viva la tua attenzione in ogni singolo istante di veglia. Fai in modo che tu possa sempre distrarti, che sia completamente assorbito, fai in modo che la tua immaginazione lentamente avvizzisca. Questo è Chuck Palahniuk, non so se lo conoscete, è un autore, per me è un brevissimo narratore americano, ha scritto delle cose anche orrende, però in questo ha una intuizione che per un giornalista è estremamente interessante. Attenzione che oggi parliamo di Grande Fratello perché ci immaginiamo l'FBI che guarda i nostri dati, che guarda dall'alto tutte le nostre mail. Vedremo che cosa succede, ma probabilmente non è andata così, probabilmente non stavano a guardare tutte le mail, probabilmente non stavano a guardare tutte le singole, molto probabilmente come succede quando noi lavoriamo su un motore di ricerca, avevano dei bersagli e andavano a colpire quelli, però probabilmente si scoprirà dopo. Però l'impressione è che in questo momento questa grande mole di dati, l'analisi di questi grandi e informazioni possa creare che cosa? Distrazione. E la distrazione è la materia che come cittadini, scienziati, elettori dobbiamo cercare di evitare. Grazie.